Bentornato sul canale YouTube di Guida per Casa. Osservando le statistiche del blog, ho notato grande interesse per un articolo, quello relativo alla detraibilità della parcella dell'architetto, o comunque delle spese professionali in genere, con i bonus casa. Sì, perché nell'ambito, delle spese che sono agevolate con i bonus rientrano anche quelle professionali. Ho pensato quindi di preparare questo video di approfondimento nel quale cercherò di rispondere ad alcune domande che mi vengono poste di frequente. Quindi se sei interessato anche tu, iscriviti subito al canale e clicca anche sulla campanella per attivare il servizio di notifica che ti avviserà anche dei prossimi aggiornamenti. Iniziamo col vedere quali sono le spese professionali detraibili. Diciamo subito che tra le spese detraibili non ci sono solo quelle tecniche, perché vi rientra ad esempio la parcella del commercialista, del consulente del lavoro, del CAFO o comunque del professionista incaricato di apporre il visto di conformità laddove serva questo adempimento. Nel video però mi soffermerò in particolare sulle spese tecniche. Le spese agevolate iniziano già ben prima dell'avvio delle attività, perché l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono detraibili anche spese relative, per esempio, a perizie e sopralluoghi, oppure allo studio di fattibilità frequente, soprattutto nel caso del superbonus, per vedere se effettivamente gli interventi che si hanno in programma sono tali per poter usufruire del bonus e se il fabbricato rientra tra quelli che hanno requisiti. Queste spese però diventano agevolabili soltanto nel caso in cui poi si dia effettivamente l'avvio ai lavori. Se i lavori non vengono incominciati, poi ovviamente quelle spese rimangono a carico del contribuente. Si prosegue poi in caso di esito positivo, con l'inizio delle attività. Quindi sono detraibili gli onorari dei professionisti incaricati di predisporre le procedure amministrative necessarie per effettuare i lavori. Quindi, ad esempio, la pratica di CILA, SCIA o permesso di costruire a seconda dei casi è detraibile, così come sono detraibili tutte quelle procedure connesse all'avvio di questi procedimenti, quindi eventuali autorizzazioni paesaggistiche, nulla osta delle soprintendenze, oppure autorizzazione sismica o denuncia dei lavori nel caso in cui ci siano degli interventi strutturali e così via. Insomma, tutte le pratiche amministrative necessarie. Con l'inizio dei lavori poi ci sono altre attività dei professionisti tecnici, architetti, ingegneri e geometri, quindi eventuale direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza. A seconda degli interventi potrà essere necessario ad esempio il collaudo statico piuttosto che l'attestato di prestazione energetica. Sono tutte spese detraibili. Così come lo sono anche gli onorari per le famose asseverazioni, sia quelle per l'attestazione dei requisiti tecnici, energetici o sismici che bisogna appunto dichiarare, sia quelle di congruità della spesa. Ci sono però degli onorari che invece non sono detraibili e questi sono in particolare l'eventuale compenso aggiuntivo che viene richiesto dall'amministratore nel caso in cui si dia avvio a lavori condominiali, per esempio di superbonus, e anche le spese di istruttoria della pratica del general contractor. Su questo l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata negativamente. Ma qual è il momento esatto in cui possono essere effettuate le spese detraibili? E qui arriviamo ad una delle domande frequenti di cui ti dicevo. Molti utenti infatti mi scrivono allarmati perché magari l'architetto, l'ingegnere gli richiedono il saldo della parcella presentata per le attività preliminari, ma i lavori non sono ancora iniziati. E quindi sono preoccupati di perdere l'agevolazione su spese effettuate prima dell'inizio dei lavori. Su questo non devi preoccuparti perché non c'è alcuna regola secondo cui le spese detraibili siano quelle effettuate solo dopo l'inizio dei lavori. Per
Tant'è vero che anche alle imprese esecutrici vengono corrisposti degli acconti prima che i lavori inizino. Quindi le spese, come ti ho detto in precedenza, ci sono addirittura degli studi preliminari che sono detraibili. Quindi, purché i lavori vengano poi effettivamente realizzati, non devi assolutamente attendere l'inizio degli stessi per procedere al saldo delle fatture. L'unico caso in cui viene data come indicazione quella di pagare delle spese dopo l'inizio dei lavori è il bonus mobili, ma è un bonus che non ci riguarda per l'argomento che trattiamo oggi. Quindi questo per quanto riguarda il momento in cui vanno effettuate le spese. Altra domanda frequente è sapere se gli onorari dei professionisti rientrano nel massimale del bonus di cui si intende usufruire, perché molti utenti sono convinti che queste spese siano, diciamo, abbiano un massimale a parte o comunque siano extra rispetto ai massimali di spesa. In realtà non è così, perché se si ha un certo massimale di spesa, per esempio fai lavori di ristrutturazione per i quali vuoi usufruire del bonus 50%, sai che il tetto di spesa massimo su cui puoi applicare questa detrazione è di 96.000 euro e in quei 96.000 euro non rientrano solo le spese per i lavori o per l'acquisto dei materiali, ma anche gli onorari professionali, quindi devi considerarli comunque sempre nel tetto di spesa relativo all'intervento che stai realizzando. I problemi sorgono quando nell'ambito di un intervento edilizio ci sono più bonus o comunque diversi interventi che usufruiscono di diversi tetti di spesa. Un caso emblematico è per esempio quello del superbonus. Quindi supponiamo per esempio di avere un intervento di superbonus nel quale vengono fatti lavori di miglioramento sismico, lavori di efficientamento energetico, costituiti dalla posizione di un cappotto e poi l'installazione di un impianto fotovoltaico. Ognuno di questi interventi ha il proprio massimale di spesa. Quindi è chiaro che per esempio l'onorario del termotecnico che redigerà l'APE ante e post intervento va nel massimale del cappotto. L'onorario dei tecnici che progettano le strutture o che effettuano il collaudo statico andranno nel massimale del sisma bonus. L'onorario del progettista dell'impianto fotovoltaico andrà nel relativo massimale. I problemi sorgono quando ci sono alcune prestazioni professionali che riguardano tutti questi interventi e quindi ci si chiede come si va, diciamo, in quale massimale si va a inserire questo onorario. Il caso, per esempio, è quello della parcella del tecnico che redige la CILA Superbonus. La famosa CILAS è una pratica che riguarda tutti gli interventi di Superbonus, quindi se hai un cantiere con più interventi come quello che ti ho descritto, nella CILAS andranno riportati tutti questi lavori. Il tecnico che firmerà questa pratica, quindi, emetterà una parcella relativa a tutti questi interventi. Alcuni utenti del sito mi chiedono se è possibile inserire, ad esempio, questo onorario nel massimale dove hanno maggiore capienza. Può succedere, per esempio, che hai già esaurito il massimale del sisma bonus e quello del fotovoltaico e vuoi inserirlo nel massimale del cappotto dove hai ancora, diciamo, una capienza residua. Ebbene, questo non è possibile perché l'indicazione che è stata data sia dall'Agenzia delle Entrate sia dalle varie associazioni di categoria dei professionisti che hanno dato indicazione su come redigere le parcelle, l'indicazione è invece di diciamo, ripartire in maniera proporzionale l'onorario relativo ad una prestazione di carattere generale rispetto ai vari bonus. Quindi, semplificando, supponiamo che per i lavori che hai fatto, un terzo della spesa è stata relativa al sisma bonus, un terzo al fotovoltaico e un terzo al cappotto. L'onorario del tecnico che redige la CILAS dovrà essere splittato nello stesso modo, quindi diviso in tre parti uguali, ciascuna delle quali andrà nel relativo massimale. Ora è chiaro che se hai già esaurito il massimale del sisma e quello del fotovoltaico, lì purtroppo quella parte di spesa non potrai più averla in agevolazione. Se
soltanto la parte che capiterà nel massimale dove avevi maggiore capienza, ma dove purtroppo non puoi far confluire tutta la spesa in maniera indiscriminata. Vediamo però come si calcolano questi compensi professionali tecnici. In effetti, come ti ho spiegato in altre circostanze nei miei video, non esistono delle indicazioni da seguire obbligatoriamente per la redazione delle parcelle dei professionisti. La parcella, l'onorario è libero. Tuttavia, poiché anche questa spesa deve essere congrua, l'indicazione che è stata data dal decreto rilancio è quella di considerare congruo l'onorario che risulta uguale o inferiore a quello che risulterebbe calcolandolo con il cosiddetto decreto parametri, il decreto del 2016 che viene utilizzato come riferimento anche per le parcelle dei lavori pubblici. In pratica, il tuo tecnico ti presenterà un onorario. Contemporaneamente, diciamo, il tecnico, il professionista incaricato di asseverarne la congruità, effettuerà il calcolo di questo onorario utilizzando il decreto parametri. Se l'onorario del professionista sarà uguale o inferiore a quello che scaturisce dal decreto parametri, potrai portare tutta la spesa in agevolazione, ovviamente sempre nei limiti del massimale disponibile. Se invece è superiore, la parte in eccedenza non potrà usufruire dell'agevolazione. Ora, a questo onorario, così come viene calcolato liberamente dal tecnico oppure mediante il decreto parametri, diciamo l'onorario che ne scaturisce è praticamente la base imponibile, alla quale bisogna poi aggiungere l'IVA e la cassa previdenziale del professionista, che per ingegneri ed architetti è l'INARCassa. Veniamo quindi ad un'altra delle domande frequenti. Molti utenti mi chiedono infatti se per le parcelle dei professionisti possono usufruire dell'IVA agevolata al 10%. La risposta è negativa, perché l'IVA agevolata è soltanto sui lavori, non per gli onorari professionali, per i quali è sempre quella ordinaria al 22%. Per cui anche se stai facendo dei lavori agevolati con l'IVA al 10%, quindi lavori sull'esistente, la relativa parcella professionale avrà comunque l'IVA al 22%, sempre che questa IVA ci sia, perché ovviamente ci sono dei professionisti che aderiscono ad un regime particolare, quello detto forfettario, con il quale non viene applicata IVA. Ne approfitto per dirti che comunque anche queste parcelle sono detraibili, perché molti mi chiedono se gli onorari dei professionisti o anche delle imprese che aderiscono al regime forfettario possono essere portate in detrazione o comunque possono applicare lo sconto in fattura oppure effettuare la cessione del credito. La risposta è affermativa, quindi questo non è un problema relativamente ai bonus. Quindi, ricapitolando, alla base imponibile dell'onorario del professionista bisognerà aggiungere la cassa previdenziale, che è del 4% per ingegneri ed architetti, più l'IVA se per il professionista è prevista. E questo costituirà quel totale che poi, su cui poi in effetti potrai usufruire dell'agevolazione. Insomma, adesso hai veramente tutti gli elementi per sapere se e come puoi usufruire delle agevolazioni fiscali, dei bonus per l'edilizia, anche per gli onorari professionali. Quindi metti un like al video e condividilo nei tuoi social. Noi ci vediamo alla prossima.